Franciacorta Olio Cup arriva verso Demo, Pasino Pigoli, patron di Franciacorta Olio Cup, si va in scena tra poco. Si va in scena, sì, e cosa dire, stamattina si aspettava un bel po' di gente e meno male è arrivata. Non so ancora di preciso quanti sono, ma sicuramente sono più di 200. E quindi bene così, stiamo andando nel verso giusto, e la gente ci crede a quello che stiamo facendo. Grazie a Enzo, perché allora sono venuto su a provare il percorso lunedì, un bel percorso, meritevole secondo me. E quindi speriamo che adesso, oramai il tempo penso che tenga benissimo. E quindi niente che dire, pronti via e andiamo avanti con la terza tappa e basta. E ci siamo, siamo pronti ad andare in scena. Enzo, tu che hai preparato il tracciato, sei riuscito a mantenerlo integrale, che è stato un grandissimo lavoro da parte vostra? Sì, allora ci abbiamo messo, diciamo, l'anima, io e altri ragazzi del paese, ragazzi della squadra, abbiamo voluto tirare fuori, diciamo, un tracciato leggermente diverso dall'anno scorso, che si viaggia in parallelo alla strada dell'anno scorso, però con un po' di single track in più, un po' più tecnico, più divertente. Però purtroppo abbiamo avuto una bomba d'acqua mercoledì, che abbiamo visto spegnersi un po' l'idea di fare questo tracciato, perché dal bello che era si è trasformato in molto viscido e sicuramente non più così divertente, un pochettino pericoloso poteva diventare. Allora niente, avevo già la variante in mente, ho avvisato tutti per la variante, si sarebbe fatta, però visto che poi le condizioni meteo sono tornate a volerci bene dalla nostra parte, il percorso resta invariato come l'abbiamo deciso fin dall'inizio. Pasino è stato qua lunedì, me l'ha provato alla grande, visto che è piaciuto anche a lui. Più, diciamo, rispetto all'anno scorso l'ho creato con più... No, non, l'anno scorso era tutta salita e tutta discesa, quest'anno abbiamo fatto un po' più con salita, discesa, abbiamo spezzato un attimo meno. E niente, che dire, resterà ai biker raccoglieremo le indicazioni a fine gara. Però adesso siamo in partenza, a fine gara raccoglieremo tutte le indicazioni. Sì. Secondo anno che viene dedicato, memorial al tuo babbo. Sì, ecco, secondo anno, secondo memorial al papà. Diciamo, è nata per lui questa sfida con Pasino. Ho detto, io voglio dedicare una gara al padre, che purtroppo lui c'era sempre presente sui campi gara, così chi mi conosce l'ha conosciuto sicuramente, non può negarlo. E niente, speriamo di portare la gara sempre più su. Vedo che quest'anno si sono già aumentati parecchio i numeri, ciò vuol dire che stiamo andando alla strada giusta, come dice Pasino. Ottima, la strada è tracciata e tra poco li vedremo su questo tracciato i numerosi partecipanti. In bocca al lupo, ragazzi. Vi chiedo un minuto di silenzio per Roberto. Grazie Roberto, grazie a voi! Thank you.
6. Bravo, forza! Bravo, bravo! Bravo, bravo, forza! Bravo! Sento l'arice. Occhio, la pianta. La pianta. Thank you.
sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà. Thank you.
No, è andata bene, siamo partiti forte, il primo giro siamo rimasti, primo era imprendibile Roberto, era imprendibile, oggi siamo rimasti in quattro, fino a tutto il secondo giro un po' in gestione, poi al terzo giro, l'ultimo, siamo rimasti io e Mattia Cigolini. Mi ha staccato praticamente sull'ultima salita, sono riuscito a rientrare in discesa e abbiamo fatto una volata e fortunatamente sono riuscito a vincere. Percorso bellissimo e contento. Ma dai, è andata molto bene. Ho diciamo pagato un po' il fatto di non averla provata e non la conoscevo. Quindi il primo giro è stato tutto un po' una scoperta dei single track, però mi sono divertito e mi è piaciuta molto come gara. Ma una bellissima gara, ho trovato un bel percorso, i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro nei boschi, hanno creato dei sentieri bellissimi, c'era tanta gente, una bellissima giornata di sport e complimenti a tutti. Ma sicuramente i sentieri nuovi che hanno creato nel bosco erano belli, divertenti, non c'era niente di particolarmente difficile e ci si divertiva parecchio. Avere tanti ospiti a fine gara non sai mai da chi partire. Partiamo dal sindaco, siamo in casa sua, bella giornata che ha premiato l'organizzazione dei suoi ragazzi in casa, è tutto andato perfettamente. Come si sono comportati questi ragazzi nelle ruote grasse? Beh, innanzitutto un ringraziamento a chi ha organizzato e un grazie vero a quanti hanno partecipato. Danno vita al nostro territorio, tutti bravissimi, lo sport è vita, noi lo diciamo sempre. Avere tanti partecipanti significa avere tante persone che vengono a conoscere il nostro territorio, lo valorizziamo. E appunto l'attività sportiva e il ciclismo su tutti valorizzano ancora di più il territorio montano. Territorio montano che voi avete da offrire tantissimo, soprattutto ai ciclisti come loro, con le ruote grasse, che qua si divertono. C'è tanto, ma in realtà, come sa bene Enzo Gnani, abbiamo tanto altro che in futuro vorremmo offrire, perché abbiamo la possibilità di sviluppare e potenziare percorsi cicloturistici fondamentali per lo sviluppo turistico non solo di Verzademo ma della Valle Camonica. Perfetto, allora Enzo, dopo questo lancio che ti ha fatto il sindaco, mi metto di qua, passo davanti, direi che c'è tanto da lavorare ancora, tanto avete fatto, qui è andato tutto bene mi pare, giusto? Però c'è un lancio sul futuro mi pare. Ma sì, è un progetto che ci abbiamo in ballo già da qualche anno, vogliamo comunque promuovere
promuovere un attimo il territorio, appunto facendo dei percorsi di mountain bike accessibili a tutti, per e-bike e quant'altro, per comunque portare gente sul territorio. Questa qua non è solamente una manifestazione che ho voluto portare io in memoria al mio papà, ma comunque è per far conoscere il territorio e portare su gente da via. Diciamo che ci stiamo riuscendo, perché comunque ho visto gente comunque che ha alloggiato qua nelle nostre zone, l'ho proprio vista ieri sera di persona, è stata qua proprio il weekend. Diciamo, lo scopo sarebbe quello, perché come bisogna copiare un attimino dai nostri vicini qua, dal Trentino e quant'altro, da Livigno e compagnia bella, che anche la nostra Val Camonica comunque ha dei bei... Ha le sue belle carte da giocare in questo settore. Ha le sue belle carte da giocare, come dici te. E noi ci stiamo un attimo divertendo, creando sentieri nuovi, e tutto sommato vedo che comunque il riscontro l'abbiamo avuto. Quindi è andato tutto bene, si parla già, avete già avuto riscontri su gente che è stata qua nel weekend, quindi avete portato gente ad ammirare questo meraviglioso posto, la Val Camonica, che si propone come unica tappa del Franciacorta Olio Cup. Ma in generale questa gara come l'hai vista? Tu che l'hai fatta tra l'altro alla grande. Ma direi che quest'anno, l'anno scorso è nata così con Pasino, proviamo a portare una prova in Val Camonica, vediamo un attimo come si comporta. Direi che l'anno scorso abbiamo già avuto un buon afflusso di corridori, quest'anno è aumentato parecchio, perché comunque siamo arrivati a 220 partenti, 220 partenti non le aspettavo, son contentissimo. Dal punto di vista gara ho avuto comunque dei concorrenti molto molto forti, a partire da Roberto Baccanelli, che vabbè, sa il percorso a menadito perché comunque mi ha aiutato a tracciarlo. È qua di casa, l'ha provato sicuramente più volte che me, e dopo non c'è di niente, va fortissimo. Per non parlare di quelli che mi sono arrivati davanti, ho fatto sesto assoluto, ma la categoria lì davanti è stata veramente molto molto combattuta. Sono contento per la mia posizione, perché ho fatto un tempone rispetto ai giri di prova. Comunque, da organizzatore e corridore riesci comunque a incastrare determinate cose che uno che organizza solamente o che corre solamente non potrà mai capire. E questa duplice veste rende di più nell'organizzazione. Organizzazione che fa parte del Franciacorta Olio Cup, e abbiamo, io faccio ancora quello che passa davanti, Pasino Pigoli, organizzatore del Franciacorta Olio Cup. Terza data, terza tappa andata. Che ne pensi? Cosa vuoi che ne pensi? Cioè, soddisfatissimo. L'unica cosa che devo fare, devo dare una tiratina di orecchie, nel senso buono, a Enzo, perché ci ha messo 2 anni a entrare nel circuito, perché diceva, ma l'olio passa dove ci sono io. Difatti è vero, l'olio passa, dico, è vero. L'olio... E allora l'anno scorso ha detto, vabbè, ci proviamo. È stato bello l'anno scorso, quest'anno sono venuto a superare il percorso, bellissimo. Però quell'anno scorso ho fatto il bravo, quest'anno non tanto, nel senso, allora mi ha fregato nel senso buono, che sul discorso del livello ha aumentato un po' di più di quello che doveva essere, ecco, tutto lì, e l'anno prossimo glielo faremo abbassare, dai. Detto questo, allora io posso solo fargli i complimenti, io sono contentissimo perché abbiamo portato qua sopra più di 220 iscritti, e quindi mi sembra che, cioè, non c'è altro da dire. C'è il percorso, l'ambiente e tutto quello che stiamo facendo, le cose stanno andando come io voglio che vadano, e infatti va tutto a meraviglia. Meglio di così non posso chiedere, perché portare su a Berzo Demo 220 iscritti, ma attenzione, 220 iscritti, io mi permetto di dire che i primi 50 livello altissimo, c'è ma gente che mountain bike la mastica, ma la mastica molto molto bene, e quindi complimenti ancora, grazie ancora a tutti, ci vediamo. Facciamo pagare un pegno a Enzo. Dato deve già pagare la cena, perché avevamo scommesso che passava i 200, lui mi ha detto di no, quindi deve già pagare la cena. A parte la cena, ma dove noi purtroppo non siamo stati invitati con le telecamere, ti tocca pagare pegno, sai qual è, giusto? Devi dare lo slogan del circuito, te lo ricordi? A noi Franciacorta ci piace. Franciacorta Olio Cup, a noi ci piace. Lo sport.
sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà.